Sì, è stata la prima baracca che ci siamo stati sempre vissuti qua. Avevi il pubblico, Dai, Silvio! va bene. Ecco, vedi. Questo è veramente un pezzo di storia, di cultura. Ecco, vedi. Lì c'è la notte che noi sediamo. Già sono pronti due candele abbiamo bruciato stanotte. 10 figli hanno fatto la scuola qua. E adesso pure i figli dei miei figli vanno a scuola. È impossibile noi che ce ne andiamo via, perché loro sono nati qua, cresciuti qua, sposati qua, hanno suoi figli, hanno la famiglia sua, hanno tutto quanto. E qui c'è mia stanza e di mio marito. Questo campo qui è campo storico, non è un campo nuovo da 2, 3 anni, 5 anni, un campo da 40 anni, qui ci abitavano prima i napoletani, i siciliani, ci avevano le case, ci avevano tutto, poi loro hanno avuto case popolari, siamo intervenuti noi qua, abbiamo occupato il posto loro, questo è il posto di comune. Noi qui siamo abituati, ci abbiamo vicino paese, vicino medici, vicino ci abbiamo ospedali per i nostri figli, qui ci sono donne malate, anziane, altri 2 bambini, miei nipoti. Dormono miei 2 nipoti. Però è peccato noi che dobbiamo andarcene via. Come possano accettarci? In altre persone, in altre scuole è difficile. Accettare i nostri bambini, altre scuole e altre maestre e altri professori. Sai quanto ho speso di questa baracca? Ti lo giuro, 8.000 euro. E qui c'è il bagno, vedi? C'ho acqua calda, però sta qua attaccata fuori. Andiamo là sopra, su per pigliare acqua. È un po'. Con l'acqua è molto difficile. E hanno levato tutto, adesso siamo senza acqua, senza corrente, viviamo come una giungla, non ci abbiamo niente, però per noi siamo contenti. Con una candela, però con una candela si sono bruciate tante baracche, tante persone l'hanno pagato vita con quella candela. Salkanovic, Sevlia, sì, sono io. Vogliamo levare tutto giù. Tu c'hai contatore, c'hai contratto? Aspetta, sì, signore. Tieni le bollette. Allora tutto a posto. No, loro l'hanno levato tutto senza nemmeno avvisare. Da un campo a un altro campo. Che cosa dobbiamo fare? Ma non è giusto che ci trattano così, che ci mandano via, come un pacco postale. Andrebbe una casa, andrebbe tantissimi una casa. Uno dice, zingari, non sono contenti di avere una casa, ma è un'invenzione, si sbagliano, cara. Tutti vogliono una casa e vivere per bene come tutti gli altri.